1,000 times bigger than Earth. It's mostly gas, and it rotates once in about 10 hours. Imagine a storm that lasts for 300 years. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Do you become a multi-planet civilization or not? And if you don't, it's simply a matter of time before something happens on your planet that causes us to die out. NASA is launching the largest spacecraft ever built for a planetary mission. Europa Clipper is headed to Jupiter's moon Europa, where the evidence points to water. Scientists have discovered the hottest known exoplanet, also known as an ultra-hot Jupiter. Jupiter rotates on its axis about once every 9 hours, compared to a 24-hour day for us. So huge superheated clouds from the interior. The tiny candle of consciousness that constitutes humanity, it is all that there is in this vast darkness. Benvenuti in questa incredibile esplorazione di uno dei pianeti più affascinanti del nostro sistema solare, Giove. Allacciate le cinture, perché oggi ci immergeremo in alcune rivelazioni sorprendenti su Giove che potrebbero cambiare tutto ciò che pensavate di sapere. Giove, il gigante gassoso, ha a lungo affascinato astronomi e appassionati. È il pianeta più grande del nostro sistema solare, noto per il suo iconico grande punto rosso, una colossale tempesta che infuria da secoli. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che c'è molto di più in Giove di quanto sembri? Le discussioni recenti hanno accennato a una narrazione più profonda e complessa attorno a questo pianeta, una che sfida la comprensione convenzionale. Le rivelazioni provengono non solo da scienziati, ma anche da intuizioni condivise da Elon Musk, un uomo che ha rivoluzionato i viaggi e l'esplorazione spaziale. La prospettiva di Musk getta nuova luce su Giove, suggerendo che ci siano misteri che gli scienziati potrebbero non comprendere ancora completamente. Per iniziare, parliamo della composizione di Giove. Tradizionalmente è stato descritto come un gigante gassoso, composto principalmente di idrogeno ed elio. Tuttavia, Musk ha suggerito che c'è di più in questo gigante planetario. Sottolinea il potenziale di materiali esotici e persino di fonti di energia che potrebbero essere sfruttate se ci spingessimo oltre nell'esplorazione. Immaginate un pianeta che detiene le chiavi per un'energia illimitata. Ma cosa significa questo per la nostra comprensione dei giganti gassosi? Se ci sono materiali oltre l'idrogeno e l'elio, potrebbero questi contribuire a tecnologie avanzate? La visione di Musk ruota spesso attorno all'idea di sfruttare risorse da corpi celesti. Giove potrebbe essere una miniera d'oro in attesa di essere sfruttata? Non dimentichiamo le lune di Giove. Europa, Ganimede e Callisto sono alcuni dei corpi celesti più intriganti del nostro sistema solare. Musk ha indicato che queste lune potrebbero contenere indizi sulla vita oltre la Terra. Europa, con la sua superficie ghiacciata e un oceano sotterraneo, è particolarmente affascinante. Potrebbe essere un terreno fertile per la vita aliena. L'attenzione di Musk per l'esplorazione è in linea con le sue ambizioni di colonizzazione umana di altri pianeti. Se la vita esiste in qualche forma su Europa, come potrebbe influenzare la nostra comprensione della vita nell'universo? La sua determinazione a spingere i confini di ciò che sappiamo potrebbe portare a scoperte incredibili su queste lune lontane. Un altro punto di contesa riguarda il campo magnetico di Giove. Gli scienziati hanno a lungo compreso che Giove ha il campo magnetico più forte di qualsiasi pianeta nel nostro sistema solare. Tuttavia, Musk suggerisce che questo campo magnetico potrebbe nascondere segreti. Cosa succederebbe se proteggesse fenomeni o risorse nascoste che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione della fisica? Il campo magnetico genera radiazioni intense, creando un ambiente pericoloso attorno al pianeta. Tuttavia, se le teorie di Musk hanno valore, lo stesso campo potrebbe anche canalizzare energia in modi che non abbiamo ancora scoperto. Questo apre possibilità per comprendere non solo Giove, ma la stessa struttura del nostro sistema solare. Cambiamo argomento.
e consideriamo il ruolo di Giove nell'architettura del nostro sistema solare. Viene spesso definito uno scudo proteggendo la Terra da potenziali impatti di asteroidi. Tuttavia, Musk ha sollevato domande su quanto sia semplice questo ruolo. E se la gravità di Giove stesse influenzando più di quanto pensiamo? L'attrazione gravitazionale di un pianeta così massiccio potrebbe avere effetti sulle orbite di altri corpi celesti. Giove potrebbe effettivamente reindirizzare potenziali minacce verso la Terra? O, al contrario, sta creando una barriera protettiva che consente alla vita sulla Terra di prosperare? Le complessità di queste dinamiche gravitazionali sono un'area affascinante di studio che merita un'esplorazione più profonda. Infine, consideriamo la possibilità dell'esplorazione umana di Giove. SpaceWAS ha fatto notizia per i suoi ambiziosi piani di portare gli esseri umani su Marte, ma Musk non ha escluso la possibilità di un'esplorazione più profonda del nostro sistema solare. Potrebbe esserci all'orizzonte una missione su Giove? Questa idea ci porta ai progressi tecnologici necessari per rendere tale impresa fattibile. Musk è sempre stato in prima linea nell'innovazione, spingendo i limiti di ciò che è possibile. Immagina un'astronave progettata per resistere alle dure condizioni dell'atmosfera di Giove, equipaggiata con la tecnologia più avanzata per raccogliere dati e analizzare il pianeta in modi mai possibili prima. E per quanto riguarda il potenziale di colonizzazione? Sebbene Giove stesso possa non essere un candidato adatto per l'insediamento umano, le sue lune potrebbero esserlo. Musk ha espresso un vivo interesse per la colonizzazione di altri corpi celesti e la prospettiva di stabilire basi su lune come Europa potrebbe essere a portata di mano. Le tecnologie sviluppate per tali missioni potrebbero avere implicazioni di vasta portata, non solo per l'esplorazione spaziale, ma anche per la vita sulla Terra. Quali innovazioni potrebbero emergere dalla nostra ricerca per esplorare Giove e le sue lune? Man mano che continuiamo a esplorare questi concetti, tocchiamo il ruolo della percezione pubblica e della comunicazione scientifica. Le narrazioni che circondano l'esplorazione spaziale spesso plasmano la nostra comprensione dell'universo. Le dichiarazioni audaci di Musk sfidano lo status quo e spingono per una rivalutazione delle conoscenze esistenti. È possibile che gli scienziati abbiano trascurato aspetti critici di Giove nelle loro ricerche? Se sì, come possiamo garantire che stiamo rappresentando accuratamente le meraviglie del nostro sistema solare al pubblico? Questa è una discussione importante che potrebbe influenzare la ricerca e l'esplorazione future. Dobbiamo anche considerare le implicazioni etiche dell'esplorazione e dell'eventuale utilizzo delle risorse di altri corpi celesti. Lo spirito imprenditoriale di Musk solleva spesso domande sulla proprietà, lo sfruttamento e le responsabilità che abbiamo mentre ci avventuriamo nel cosmo. Se dovessimo attingere alle risorse di Giove, chi beneficerebbe? Come possiamo garantire che l'esplorazione venga condotta in modo responsabile ed etico? Queste domande devono essere affrontate mentre ci troviamo sull'orlo di una nuova era di esplorazione spaziale. In conclusione, le rivelazioni di Elon Musk su Giove ci invitano a ripensare la nostra comprensione di questo gigante gassoso. Dal suo potenziale per risorse energetiche ai misteri nascosti nelle sue lune, Giove custodisce segreti inimmaginabili in attesa di essere svelati. Mentre guardiamo al futuro, è chiaro che l'esplorazione di Giove non è solo un'impresa scientifica, è un viaggio che potrebbe ridefinire il nostro posto nell'universo. La ricerca della conoscenza è una potente forza trainante e con visionari come Musk a guidare il percorso, siamo sull'orlo di svelare i misteri del nostro sistema solare. Mentre esploriamo le profondità di Giove, dobbiamo anche riconoscere i dati delle missioni
che hanno già plasmato la nostra comprensione del pianeta. La sonda Juno della NASA ha fornito intuizioni rivoluzionarie da quando è entrata nell'orbita di Giove nel 2016. Equipaggiata con strumenti sofisticati, Juno ha catturato immagini ad alta risoluzione e dati che rivelano la complessa atmosfera, il campo magnetico e le forze gravitazionali del pianeta. Le scoperte di Juno hanno sfidato i modelli precedenti della struttura di Giove, indicando che il pianeta potrebbe avere una configurazione interna molto più intricata di quanto si credesse in precedenza. I dati suggeriscono che Giove potrebbe possedere un nucleo solido circondato da una miscela di idrogeno ed elio in vari stati, il che potrebbe ridefinire il nostro modo di vedere i giganti gassosi in generale. Cosa significa questo per l'esplorazione futura? Se possiamo comprendere meglio la struttura di Giove, potremmo sviluppare strategie più efficaci per sondare non solo Giove stesso, ma anche i giganti gassosi nell'universo. Immagina di applicare questa conoscenza agli esopianeti, potenzialmente rivoluzionando la nostra comprensione della formazione planetaria e delle condizioni che favoriscono la vita. Inoltre, la visione di Musk per i viaggi interplanetari solleva la domanda: come garantiamo la sicurezza degli astronauti che si avventurano in ambienti così estremi? Sviluppare una protezione robusta contro le radiazioni è fondamentale. I forti cinturoni di radiazione che circondano Giove pongono sfide significative per qualsiasi missione con equipaggio. Comprendere le sfumature del campo magnetico potrebbe portare a tecnologie protettive innovative che potrebbero essere applicate non solo nello spazio, ma anche in altri ambienti pericolosi sulla Terra. Parliamo di più sui fenomeni atmosferici incredibili di Giove. Il pianeta è famoso per le sue straordinarie bande di nuvole, che non solo sono belle, ma anche vitali per comprendere la dinamica della sua atmosfera. Queste bande, note come venti zonali, ruotano a velocità diverse e creano interazioni complesse che portano a tempeste enormi, inclusa la grande macchia rossa. Questa gigantesca tempesta è un affascinante caso di studio nella scienza atmosferica. Con un diametro di circa 1,3 volte quello della Terra, la grande macchia rossa infuria da centinaia di anni. Osservazioni recenti indicano che potrebbe essersi ridotta, ma la sua longevità solleva domande sulle condizioni atmosferiche che consentono a tali tempeste di persistere. Cosa possiamo imparare dai modelli meteorologici di Giove? Comprendere come si formano e si evolvono queste tempeste potrebbe fornire informazioni sui sistemi climatici della Terra, potenzialmente informando il nostro approccio al cambiamento climatico. Se possiamo svelare i segreti dell'atmosfera di Giove, le implicazioni potrebbero estendersi oltre la scienza spaziale fino ad applicazioni nel mondo reale. Non dobbiamo nemmeno trascurare l'aspetto affascinante delle aurore di Giove. Il campo magnetico del pianeta interagisce con particelle cariche provenienti dal vento solare, creando spettacolari aurore ai suoi poli. Questi spettacoli non sono solo visivamente sbalorditivi, contengono anche indizi sull'ambiente magnetico di Giove e sulla sua interazione con il vento solare. Musk ha accennato al potenziale di utilizzare l'attività aurorale come fonte di energia. Immagina di sfruttare l'energia prodotta da questi spettacoli di luce cosmica. Il concetto di catturare energia da fenomeni naturali è un sogno di lunga data sia nella scienza che nell'ingegneria. Man mano che progrediamo nelle nostre tecnologie, chissà quali possibilità potrebbero emergere dallo studio delle aurore di Giove. Ora torniamo alle lune di Giove. Le quattro più grandi, Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono conosciute come le lune galileane in onore di Galileo Galilei, che le ha scoperte nel 1610. Ogni luna presenta caratteristiche uniche e possibilità di esplorazione. Io, ad esempio, è il corpo più vulcanicamente attivo del Sistema Solare. La sua superficie è punteggiata da centinaia di vulcani, alcuni dei quali eruttano fontane di lava a decine di miglia di altezza.
l'intensa attività geologica è alimentata dal riscaldamento mareale, risultato delle interazioni gravitazionali con Giove e le altre lune galileane. Esplorare. Io potrebbe fornire informazioni sulla geologia planetaria e sui processi che plasmano i corpi celesti. Ganimede, la luna più grande del Sistema Solare, è unica nel suo genere, in quanto possiede il proprio campo magnetico. Questo solleva domande intriganti sulla sua struttura interna e sul potenziale per ospitare un oceano sotto la sua crosta di ghiaccio. Ganimede potrebbe ospitare condizioni adatte alla vita? L'interesse di Musk per la colonizzazione si estende a queste lune e stabilire una base su Ganimede potrebbe servire come un avamposto strategico per ulteriori esplorazioni di Giove e oltre. Callisto, un'altra luna di Giove, è meno geologicamente attiva, ma si pensa che abbia un oceano sotterraneo. L'idea di un oceano salato sotto la sua superficie la rende un candidato principale nella ricerca di vita extraterrestre. Gli scienziati sono particolarmente desiderosi di studiare il potenziale di abitabilità di Callisto, rendendola un punto focale per le future missioni. Ora, diamo uno sguardo più da vicino a Europa. Europa è spesso considerata uno dei luoghi più promettenti per cercare vita extraterrestre all'interno del nostro sistema solare. Sotto la sua superficie ghiacciata si trova un oceano sotterraneo che potrebbe contenere più del doppio della quantità d'acqua presente sulla Terra. Il potenziale di vita in questo oceano nascosto è una possibilità allettante. Musk ha sottolineato l'importanza di Europa nella ricerca di una comprensione della vita oltre il nostro pianeta. Immagina una missione che potrebbe perforare il ghiaccio per accedere all'oceano sottostante. Quali tipi di organismi potrebbero esistere lì? Come potrebbero adattarsi a condizioni estreme? L'esplorazione di Europa potrebbe rispondere a domande fondamentali sulle origini della vita e se siamo soli nell'universo. Con i progressi tecnologici in corso, una tale missione sta diventando sempre più fattibile. Si stanno discutendo concetti per moduli di atterraggio o persino sonde che penetrano il ghiaccio. Se avessero successo, queste missioni potrebbero portare a scoperte rivoluzionarie, rivelando potenzialmente forme di vita o i precursori chimici necessari per la vita. Mentre contempliamo le possibilità di esplorare Giove e le sue lune, dobbiamo anche affrontare le sfide poste da tali sforzi. Le dure condizioni del viaggio spaziale, comprese l'esposizione alle radiazioni, gli effetti della microgravità sul corpo umano e le sfide psicologiche delle missioni a lungo termine, sono considerazioni critiche. L'ambizione di Musk di inviare esseri umani su Marte è un passo verso missioni più lunghe, comprese quelle verso i pianeti esterni. Man mano che perfezioniamo le nostre tecnologie e ci prepariamo per l'esplorazione umana del Sistema Solare, ogni missione offre un'esperienza preziosa. Le lezioni apprese dalle missioni su Marte potrebbero influenzare direttamente le nostre strategie per raggiungere Giove e le sue lune. In questo contesto, la visione di Musk enfatizza anche l'importanza della collaborazione internazionale. L'esplorazione spaziale è uno sforzo globale che beneficia dell'expertise combinata di diverse nazioni. NASA, ESA e altre agenzie spaziali sono già coinvolte in missioni collaborative e tali partnership saranno cruciali mentre fissiamo i nostri obiettivi su mete più lontane. Il coinvolgimento pubblico è anche un componente vitale di questo viaggio. Mentre guardiamo alle stelle, ispirare la prossima generazione di scienziati, ingegneri e sognatori è essenziale. La personalità pubblica di Musk e i suoi progetti ambiziosi hanno suscitato interesse per l'esplorazione spaziale tra persone di tutte le età. Più coinvolgiamo il pubblico, più supporto possiamo raccogliere per il finanziamento e le risorse necessarie per le future missioni. Le narrazioni che costruiamo attorno all'esplorazione spaziale svolgono anche un ruolo cruciale nella formazione della percezione pubblica.
presentando i nostri viaggi nel cosmo non solo come missioni scientifiche, ma come ricerche di conoscenza e comprensione, possiamo promuovere una cultura della curiosità. Incoraggiare il pensiero critico e la passione per l'esplorazione potrebbe aprire la strada a nuove scoperte. Mentre riflettiamo su Giove, dobbiamo considerare le implicazioni filosofiche della nostra esplorazione. Cosa significa per l'umanità avventurarsi nell'ignoto? Ogni scoperta aggiunge un nuovo strato alla nostra comprensione dell'esistenza e del nostro posto nell'universo. La ricerca della conoscenza è un aspetto fondamentale della natura umana e il cosmo offre un infinito parco giochi per le nostre indagini. In conclusione, le rivelazioni di Elon Musk su Giove ci invitano a guardare oltre le narrazioni convenzionali ed esplorare il potenziale che risiede in questo gigante gassoso e nelle sue lune. Dalle complessità della sua atmosfera alle tentatrici prospettive di vita sulle sue lune. Ghiacciate! Giove sfida la nostra comprensione e ispira la nostra curiosità. Mentre continuiamo a spingere i confini dell'esplorazione, rimaniamo impegnati a cercare conoscenza, comprensione e forse anche compagnia nell'immensa vastità dell'universo. Il viaggio che ci attende è pieno di possibilità e, con visionari come Musk che aprono la strada, siamo sull'orlo di una nuova era nell'esplorazione spaziale. Quali sono i tuoi pensieri su queste rivelazioni su Giove? Come immagini la nostra futura esplorazione del cosmo? Continuiamo questa conversazione. Condividi le tue idee e domande nei commenti qui sotto. Mentre ci immergiamo ulteriormente nei misteri di Giove, è importante riconoscere il ruolo della tecnologia nell'ampliare la nostra comprensione di questo magnifico pianeta. I progressi nel design delle navette spaziali, nella tecnologia di imaging e nell'analisi dei dati stanno rivoluzionando il modo in cui studiamo mondi lontani. Il successo di Juno è un esempio perfetto, dimostrando come l'ingegneria moderna possa affrontare le sfide dell'esplorazione di ambienti estremi. Una delle principali innovazioni tecnologiche della missione Juno è l'uso di un'orbita polare unica. Volando vicino ai poli del pianeta, Juno può ridurre al minimo la sua esposizione alle intense cinture di radiazione di Giove. Questo approccio innovativo ha permesso alla sonda di raccogliere dati ad alta risoluzione senza soccombere alle dure condizioni che metterebbero in pericolo altre navette spaziali. Questo tipo di ingegno non solo migliora la nostra conoscenza di Giove, ma stabilisce anche un precedente per future missioni. Mentre ci prepariamo a esplorazioni più ambiziose, dobbiamo pensare in modo creativo a come affrontare i nostri obiettivi, che si tratti dei giganti gassosi del nostro sistema solare o di esopianeti a anni luce di distanza, design innovativi delle missioni saranno cruciali. Consideriamo anche la grande quantità di dati che Juno ha raccolto. La sonda è dotata di più strumenti scientifici progettati per misurare la gravità, i campi magnetici e la composizione atmosferica. Ognuno di questi strumenti contribuisce a una comprensione olistica della struttura e del comportamento di Giove. Ad esempio, il radiometro a microonde di Giove ha fornito informazioni sull'atmosfera profonda del pianeta, rivelando dati sulla temperatura e sulla composizione delle nuvole. Questo livello di dettaglio consente agli scienziati di costruire modelli più accurati della meteorologia di Giove, offrendoci un'immagine più chiara di come si comporta questo gigante. Con ogni scoperta ci avviciniamo sempre di più a rispondere a domande fondamentali sui giganti gassosi e sulla formazione planetaria. Quali processi governano la formazione di corpi così massicci? Come evolvono le loro atmosfere? Esplorare queste domande può informare la nostra comprensione di altri pianeti, inclusi quelli oltre il nostro sistema solare. Parlando di esopianeti, la ricerca di giganti gassosi attorno ad altre stelle ha guadagnato slancio negli ultimi anni. Gli astronomi stanno scoprendo sempre più esopianeti
che somigliano a Giove per dimensioni e composizione. Studiare questi mondi lontani attraverso la lente del nostro stesso gigante gassoso potrebbe fornire informazioni preziose sulle condizioni che supportano i sistemi planetari. Le conoscenze che otteniamo da Giove e dalle sue lune servono come riferimento per valutare l'abitabilità degli esopianeti. Comprendendo cosa rende Giove un sistema planetario unico e complesso, possiamo identificare meglio le condizioni potenzialmente favorevoli alla vita in altri sistemi solari. Mentre guardiamo oltre il nostro sistema, dobbiamo anche contemplare le implicazioni della colonizzazione. L'ambizione di Musk di stabilire una presenza umana su Marte è ben documentata, ma l'idea di avventurarsi più lontano nel sistema solare solleva importanti domande sulla sostenibilità e l'etica. Se dovessimo considerare di stabilire basi su lune come Europa o Ganimede, dobbiamo valutare i potenziali benefici rispetto all'impatto ambientale. Quali responsabilità abbiamo mentre esploriamo questi mondi lontani? Come possiamo assicurarci che le nostre azioni non danneggino gli ecosistemi potenziali? Le considerazioni etiche dell'esplorazione spaziale si estendono al potenziale di scoprire la vita. Se trovassimo vita microbica nell'oceano di Europa, quale sarebbe il nostro corso d'azione? Proteggere tali ecosistemi potrebbe diventare una priorità, influenzando le nostre strategie di esplorazione e gli sviluppi tecnologici. La visione di Musk per i viaggi interplanetari include l'idea di utilizzare risorse da corpi celesti. Questo concetto, noto come utilizzo delle risorse in situ, ISRU, è fondamentale per un'esplorazione sostenibile. Ad esempio, se dovessimo stabilire una presenza umana su Europa, sarebbe essenziale utilizzare risorse locali come il ghiaccio d'acqua per bere e come combustibile. Tuttavia, l'estrazione delle risorse deve essere bilanciata con gli sforzi di conservazione. Mentre esploriamo, dobbiamo prioritizzare la ricerca scientifica rispetto allo sfruttamento. Comprendere gli ecosistemi e la geologia di queste lune potrebbe portare a progressi nella nostra comprensione della vita stessa, potenzialmente sbloccando segreti che sono rimasti nascosti per eoni. Inoltre, la questione della protezione planetaria è fondamentale. I trattati internazionali, come il Trattato sullo Spazio Esterno, stabiliscono linee guida per l'esplorazione spaziale, sottolineando l'importanza di evitare la contaminazione dei corpi celesti. Man mano che ci avventuriamo verso Giove e le sue lune, aderire a questi principi sarà cruciale per mantenere l'integrità degli ecosistemi extraterrestri potenziali. Con le ambizioni di Musk e i progressi nella tecnologia, è fondamentale promuovere una cultura di collaborazione e dialogo aperto tra scienziati, ingegneri e responsabili politici. Esplorare Giove non riguarda solo la scoperta, si tratta di condividere conoscenze e garantire che le future generazioni possano continuare la ricerca della comprensione. Questo spirito collaborativo si estende all'impegno pubblico. La fascinazione per l'esplorazione spaziale ha catturato l'immaginazione di milioni di persone. Coinvolgere il pubblico nel viaggio per comprendere Giove e oltre può ispirare una nuova generazione di scienziati ed esploratori. Come possiamo sfruttare i social media, i documentari e i programmi educativi per aumentare l'interesse pubblico per lo spazio? Rendendo la scienza accessibile ed emozionante, possiamo costruire una comunità che sostiene e difende l'esplorazione. Immagina piattaforme interattive dove le persone possono seguire missioni in tempo reale, partecipare a progetti di scienza partecipativa e contribuire a discussioni sull'esplorazione spaziale. Queste iniziative potrebbero dare agli individui la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella nostra comprensione dell'universo, promuovendo un senso di proprietà condivisa sui nostri sforzi cosmici. Mentre guardiamo al futuro, dobbiamo anche abbracciare il ruolo dell'intelligenza artificiale e del machine learning nell'esplorazione spaziale.
queste tecnologie possono analizzare enormi quantità di dati raccolti da missioni come Juno, aiutando gli scienziati a identificare modelli e anomalie che altrimenti passerebbero inosservate. L'IA potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'automazione delle navette spaziali, consentendo loro di prendere decisioni in tempo reale basate sui dati che raccolgono. Questo livello di autonomia è particolarmente cruciale per le missioni verso pianeti distanti, dove i ritardi nella comunicazione possono ostacolare risposte rapide a sfide inaspettate. Inoltre, gli algoritmi di apprendimento automatico possono migliorare i nostri sforzi di modellazione, consentendo agli scienziati di simulare l'atmosfera e il comportamento di Giove in varie condizioni. Questa capacità potrebbe migliorare le nostre previsioni e portare a nuove intuizioni sul pianeta e sul suo potenziale di ospitare vita. Nella nostra esplorazione di Giove, dobbiamo anche abbracciare approcci interdisciplinari. Lo studio della scienza planetaria comprende la geologia, la scienza atmosferica, la biologia e l'ingegneria, tra gli altri campi. Collaborare tra discipline può portare a soluzioni innovative e a una comprensione olistica. Ad esempio, i geologi che studiano l'attività vulcanica di Io potrebbero collaborare con scienziati atmosferici per comprendere come tali eruzioni influenzano i modelli meteorologici di Giove. Allo stesso modo, gli astrobiologi che investigano il potenziale di vita di Europa potrebbero lavorare insieme a ingegneri per sviluppare la tecnologia necessaria per future missioni. Mentre ci impegniamo in questa ricerca collaborativa, dovremmo anche abbracciare il contesto storico dell'esplorazione spaziale. Il viaggio per comprendere Giove si basa su secoli di indagine scientifica e scoperta. Dalle prime osservazioni telescopiche di Galileo alle missioni all'avanguardia di oggi, la nostra comprensione dell'universo è evoluta drasticamente. Riconoscere i contributi di coloro che ci hanno preceduto favorisce un senso di continuità nella nostra ricerca di conoscenza. Ogni scoperta si basa sulle fondamenta poste dalle generazioni precedenti di scienziati ed esploratori, creando un arazzo di ingegno e curiosità umana. Mentre ponderiamo il futuro dell'esplorazione di Giove, non possiamo ignorare le implicazioni per l'umanità nel suo complesso. La ricerca della conoscenza sul nostro universo non riguarda solo il raggiungimento scientifico. Riflette il nostro desiderio innato di comprendere il nostro posto nel cosmo. Di fronte a sfide come il cambiamento climatico e la scarsità di risorse sulla Terra, esplorare altri pianeti potrebbe fornire alternative e soluzioni. Studiando i giganti gassosi come Giove, possiamo ottenere informazioni sull'evoluzione planetaria, informando potenzialmente le nostre strategie per la sostenibilità nel nostro pianeta d'origine. Inoltre, mentre consideriamo il futuro a lungo termine dell'umanità, la prospettiva di diventare una specie multiplanetaria diventa sempre più rilevante. La visione di Musk di stabilire una presenza umana su Marte è un primo passo cruciale verso questo obiettivo, ma il viaggio non finisce qui. Esplorare il sistema solare esterno e potenzialmente colonizzare le sue lune potrebbe fornire informazioni e risorse critiche per sostenere la vita umana oltre la Terra. Tuttavia, questo viaggio richiede una pianificazione attenta e una gestione responsabile dei nostri vicini celesti. La ricerca di espansione nel cosmo deve essere bilanciata con le considerazioni etiche delle nostre azioni. Proteggere potenziali forme di vita ed ecosistemi dovrebbe essere una priorità mentre esploriamo e utilizziamo le risorse di altri mondi. In conclusione, le rivelazioni riguardanti Giove ci invitano a ripensare la nostra comprensione dell'universo. Mentre esploriamo il gigante gassoso e le sue lune, ci troviamo sulla soglia di scoperte rivoluzionarie che potrebbero rimodellare la nostra conoscenza della scienza planetaria, della vita oltre la Terra e del nostro posto nel cosmo. Con visionari come Elon Musk,
che spingono i confini dell'esplorazione e dell'innovazione tecnologica, il futuro dell'esplorazione spaziale è ricco di possibilità. Il viaggio per svelare i segreti di Giove non è solo un impegno scientifico. È una testimonianza della curiosità e della resilienza durature dell'umanità. Quindi, cosa pensi di queste rivelazioni? Come immagini che la nostra esplorazione di Giove influenzerà il nostro futuro? Continuiamo questa conversazione nei commenti qui sotto. Condividi le tue intuizioni e teorie e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per ulteriori contenuti emozionanti sull'esplorazione spaziale e sui misteri dell'universo. Insieme intraprendiamo questo viaggio di scoperta, alimentando la nostra immaginazione e ispirando la prossima generazione di esploratori. Fino alla prossima volta, continua a guardare in alto e sogna in grande.